Io sono contentissimo di essere qui, sono spesso, come dire, in onda, ma sono contentissimo in questo contesto perché 3DM rappresenta per me davvero più che un gruppo con cui collaboro, davvero una famiglia, perché non lo dico perché di parte, ma sono credo ormai un decennio che collaboriamo e difficilmente riuscirei a pensare alla guidata senza potervi nominare. Questo per tanti di quei motivi che cercherò di illustrarvi durante la relazione. Okay, cerchiamo questa volta più che di parlare della importanza quotidiana della chirurgia guidata, che sottolineerò diverse volte, ma sono fermamente convinto che dovremmo ragionare sempre tutti così. Più che altro cercheremo di associare la chirurgia guidata a queste nuove tecnologie, in primis lo smile design, che potrebbe apparire fine a se stesso detto così, invece può rappresentare un ausilio incredibile all'approccio, proprio all'approccio alla chirurgia guidata. A mio avviso potrebbe completarne davvero il workflow, l'intero protocollo. Benissimo, quindi senza ombra di dubbio il topic della giornata è la computer guide surgery e in primis, così proprio ci togliamo da subito il palo, perché? Perché affrontare la chirurgia guidata? Perché trattare casi in chirurgia guidata? Ok? Semplicemente per questo motivo, per evitare questo tipo di errori, vi domanderete, ma probabilmente questo è un errore, differente, è una patologia di natura infettiva o magari infiammatoria o cosa? No, è semplicemente un errore di pianificazione, ok? Questa è una illusione protesica che noi abbiamo realizzato su un manufatto protesico provvisorio per consentire di sfruttare l'appoggio di un impianto già inserito nella bocca di questa paziente. Okay. Vi domanderete, vabbè, sì, ma così esterno si poteva evitare, potevamo mettere una componente angolata. Ora vi mostro il perché. Questi sono gli impianti, non ne aveva soltanto uno la paziente, ma ne aveva numerosi impianti, sono sette, ok? Il cui asse, come vedete, è particolarmente fantasioso, ma stiamo guardando soltanto sul piano frontale. Voi immaginate di guardare anche nella terza dimensione, qui il piano sagittale, e vi aiuto a vedere anche secondo questa dimensione. Guardate questi impianti, per esempio, così angolato, ha già una componente angolata, montata, ed è così esterno. Per non parlare degli altri impianti che vedete, per esempio, alla vostra sinistra, completamente in mucosa alveolare con una tale inclinazione. Okay? È pazzesco pensare a questo. Questa è una pianificazione. Ci sono anche dei punti, perché potete immaginare che hanno inserito di lì a poco gli impianti, non è affatto così. Hanno provato a prendere delle impronte su questi impianti, senza riuscirci perché, soprattutto parliamo di anni fa, laddove la tecnologia di scansione intraorale non era neanche menzionata, e quindi avevano una difficoltà enorme, enorme a riuscire a prendere un'impronta e non ci sono riusciti, perché la paziente arriva nel mio studio così sfiduciata, ma soprattutto quando io le chiedo di sorridere, alle lacrime agli occhi, guardate l'immagine alla vostra sinistra, lei piange. È normale, è disperata. E guardate cosa si vede nell'immagine frontale. L'unico pezzetto brillante è appunto quell'abbattimento così esterno che quasi supporta il labbro, per così dire, no? È incredibile, non riuscivano a montare degli elementi dentali. Quindi, qual è qui la soluzione? La soluzione è questa. Semplicemente questo manufatto, che è quello che avete visto, questo gioco protesico che abbiamo effettuato prima, come potete vedere abbiamo montato due semplicissimi locator, perché prima di poter rispondere a tutte le domande che giustamente la paziente voleva farmi, dottore, ma potrò aprire i denti, dovremmo mettere gli altri impianti, questi impianti stanno bene, eccetera. Io rispondo come sempre, rispondevo allora come oggi, sempre allo stesso modo, signora, devo prima vedere i denti dove dovranno andare, quindi dovrò vederlo insieme a lei per testarne estetica e funzione. Quando avrò capito i denti dove dovranno andare, allora decideremo dove mettere gli impianti. Quindi cosa è mancato qui? Qui è mancata la pianificazione. Ecco, per esempio, in questo caso la nostra protesi rimovibile, provvisoria, con tutto quel giochino lì, che ovviamente poi la paziente ci ha concesso, però rappresentava particolarmente bene questo errore di pianificazione, ma io orrore, okay, di trattamento, adesso già consente alla paziente di avere una serenità pazzesca. Nell'immagine alla vostra destra è quasi come se avesse raggiunto la cima del percorso, ok? Ce l'ho fatta. Fondamentalmente io dico, signora, sì, è vero, abbiamo fatto cosa? Abbiamo fatto un manufatto protesico rimovibile che mi guiderà in tutto il resto della terapia, mi guiderà perfettamente perché mi permetterà di testare seriamente quale sarà la finalizzazione protesica della.
61, 62, 63. Da ultimo le prove fonetiche. Quindi da lì, il giorno in cui ho incontrato la paziente, a qui il giorno in cui ho montato il manufatto protesico provvisorio rimovibile, cosa abbiamo fatto? Semplicemente questo. Diagnosi. Ciò che tuttora vedo sempre, mi dispiace dirlo, vedo raramente in contesto di chirurgia implantare. Perché ragioniamo ancora per compartimenti stagni. E io occupandomi praticamente a pieno regime di chirurgia implantare, mi trovo sempre più spesso a dire sempre lo stesso. La pianificazione prima, la terapia dopo. Come si fa in medicina? Diagnosi e poi terapia. E questo è ciò che mi manca spesso. Quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare è un progetto protesico, perché non possiamo parlare di chirurgia implantare senza considerare che gli impianti sono strumenti protesici, sono strumenti di ancoraggio per degli elementi dentali. Quindi dobbiamo prima stabilire la posizione degli elementi dentali per poi definire l'ancoraggio. A questo punto, poi, questa è un'impronta tradizionale, che poi è stata digitalizzata con uno scanner da banco. Lì c'erano, come vedete, i due locator che abbiamo sfruttato momentaneamente, quindi abbiamo fatto il matching con la nostra protesi parziale rimovibile. Questo matching, eccolo qui, quindi fa il suo rapporto e ci consente di pianificare meglio il successivo trattamento chirurgico, che è assolutamente necessario, perché non posso tenere degli impianti in questa posizione. Guardate, guardate, ora che potete apprezzare bene, le linee bianche sono le emergenze dentali, le linee arancioni sono i tessuti molli. Guardate la posizione di questi impianti, è assolutamente inaccettabile. Allora noi, grazie a questo approccio, possiamo invece, addirittura, no, vedete lì a sinistra, ho contestualmente eliminato l'impianto e posizionato un altro impianto con una migliore emergenza protesica, proprio per esempio quell'impianto che sorreggeva per esempio il locator. Okay? E possiamo farlo questo con la massima sicurezza. Voi immaginate che qui siamo almeno 8 anni fa in un contesto virtuale, o meglio digitale, completamente differente rispetto ad oggi, con strumenti tecnologici decisamente performanti. Allora era il software che oggi è stato poi rimpiazzato dal Real Guide, ma con il quale facevo comunque allo stesso modo tutto, perché era il principio guida che non veniva modificato. Okay? Quindi fondamentalmente la nostra chirurgia implantare, ci sono appunto degli impianti strategici che abbiamo conservato e mantenuto, il manufatto protesico provvisorio fisso, quindi ancorato ai nostri impianti, che ci conferma ulteriormente la serenità della nostra paziente, e poi potremo finalizzare il caso senza grosse difficoltà. Quindi qual è il punto di partenza, ragazzi? Ok? È sempre lo stesso, è la diagnosi. Questo è il punto di partenza che non possiamo assolutamente dimenticare. Come facciamo diagnosi in implantologia? Beh, come facciamo diagnosi in odontoiatria, direi io, sempre partendo dalla protesi. La protesi è la chiave, ok? Non dobbiamo mai dimenticare questo, la protesi è la chiave, ok? Se quindi, per il caso che avete appena visto, la chiave era rappresentata da questo manufatto protesico rimovibile, ok, ad oggi io vi spingo a pensare diversamente, quindi dobbiamo parlare di mock-up. Perché ci tengo a parlare di mock-up? Perché mentre prima, relativamente al manufatto protesico rimovibile, necessariamente abbiamo dovuto intraprendere con la paziente un percorso terapeutico, perché per fare un manufatto protesico rimovibile ben fatto abbiamo bisogno di una serie di passaggi che già determinano l'ingresso all'interno di un percorso terapeutico, che voglio dire che la paziente deve già aver posto in noi la sua fiducia e quindi già ha avuto bisogno di dare a noi il via affinché potessimo effettuare una terapia. Okay? Invece io vorrei ad oggi uno strumento che mi consenta di restare in diagnosi prima di poter offrire alla paziente un corretto piano di trattamento. Mentre prima di questo full digital workflow avevo bisogno di chiedere alla paziente già un quid, mi riferisco anche ad una parte economica che mi consentisse di realizzare una protesi provvisoria per poter esprimere correttamente quello che avrei fatto poi dopo, ad oggi non è più così, perché io per fare questo mock-up, per raggiungere queste riabilitazioni, io posso realmente restare in fase diagnostica. Le faccio in prima visita, se ho la possibilità di sfruttare già queste nuove tecnologie in studio. E non è di certo il colore che influenza l'accettazione del trattamento dei nostri pazienti. Quando i volumi, le forme, tutti questi pazienti, dopo che ho provato il mock-up, mi dicono sempre lo stesso.
dottore, ma adesso me li devi togliere. Io dico, ma guardi, sono due pezzi di plastica realizzati con un approccio digitale, completamente digitale, ma molto semplice, molto molto semplice, ma che ha un valore diagnostico pazzesco, perché questi mock-up rappresentano tutta la valutazione diagnostica per i nostri pazienti. E il workflow che ci consente di realizzarli è così semplice e veloce, ok, che noi possiamo fare addirittura in prima visita. O se non abbiamo un esperto CAD, o se non abbiamo conoscenze in tal senso, basta semplicemente raccogliere dati e all'appuntamento successivo ultimare la prova del mock-up. Con dei costi, dobbiamo considerare questo, davvero davvero bassi. Perché? Perché in questo le tecnologie ci aiutano, ma lontanamente più bassi rispetto alla realizzazione di un manufatto protesico parziale, rimovibile o totale che sia. Okay? Questo è insito nella tecnologia, che è la tecnologia di stampa 3D. Il valore diagnostico di questi mock-up è pazzesco, perché questi mock-up vengono ovviamente introdotti nel cavo orale e ci consentono poi quel matching file che già avete visto prima, grazie, se necessario, come in un caso del genere, ad uno strumento radiologico con dei reperi radiopachi per consentire meglio il matching e realizzare quindi una pianificazione come questa, dove all'interno di questo file abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Tessuti duri, tessuti molli, tessuti dentali. Fate il vostro progetto implantare con la massima sicurezza. Okay? In una pianificazione come questa, dove abbiamo la possibilità di vedere già la linea bianca che è l'emergenza protesica, testata con la paziente, la linea arancione che sono i tessuti molli e ovviamente la cresta ossea, potete pianificare qualsiasi chirurgia, solo qual è la chirurgia giusta? Quella che è nelle vostre corde e quella che è appropriata per il paziente sulla base delle richieste terapeutiche del paziente. Quindi potete, in modo molto, molto sicuro, addirittura potete stabilire prima se realizzare un manufatto protesico, implanto supportato e ritenuto, come una Toronto, ad esempio, un full arch su impianti, o se invece non è quella la strada giusta, come per esempio in un caso del genere, dove guardate, per esempio, tra la spalla implantare, prendete per esempio l'immagine sul 12, tra la spalla implantare, ok, la piattaforma implantare, e il termine della flangia, guardate quanto spazio c'è, ok? Che sovracontorno. Questo che vuol dire? Abbiamo degli studi, per esempio, della Mariana Vrampù, degli studi che chiaramente già ci fanno capire che questo non è un caso che può essere approcciato con un full arch, ma che dobbiamo trattare invece con un overdenture su impianti. E già lo vediamo semplicemente con questa raccolta dati, grazie al fatto che ho un mock-up che mi dice perfettamente quale sarà la finalizzazione protesica di questa paziente, che è perfettamente sovrapposto nella posizione in cui io l'ho testato. Okay? Quindi, all'interno di questa raccolta dati, noi possiamo esprimere una terapia molto, molto concreta per la paziente. Ok? Parlo dell'impossibilità di poter fare una full arch, a meno che non prevediamo già una chirurgia particolarmente, particolarmente avanzata che consenta di ridurre quindi quel dislivello che non vi consentirà mai di realizzare un manufatto protesico perfettamente detergibile. Quindi come fare? E questo è ciò di cui dobbiamo parlare, questo è il workflow. Il workflow di cui mi fregio e la possibilità insieme al gruppo di amici della Just Digital, in particolare a Luca Ortensi e a Tommaso Vitali, abbiamo introdotto in primis praticamente questo full digital implant workflow. È stato così codificato, è stato pubblicato ormai già 3 anni su diverse piattaforme e supportato ampiamente dalla letteratura scientifica. Siamo contentissimi di tutto questo, orgogliosi, e così vi mostro proprio il primissimo caso. Notizia della settimana scorsa, è stato tradotto anche in greco questo è un caso, proprio il primo caso semplificativo del full digital implant workflow, su una bellissima rivista, che mi è arrivato anche questa bella notizia di una ulteriore diffusione dell'articolo. Allora, abbiamo una paziente che apparentemente non ha grandi problemi, vediamo che mancano sicuramente gli elementi posteriori, sembra in ogni caso che non sia un problema disastroso, a meno che non guardiamo un esame radiografico come questo, dove ci rendiamo conto che la condizione della paziente invece in realtà è decisamente compromessa. Il problema è relativo al fatto che il manufatto protesico superiore ovviamente non ha alcuna stabilità, inferiormente non è rimasto quasi nulla, ma la prima cosa che voglio dare, la prima indicazione che voglio darvi è il primo dato, è che non è una paziente che si trascura, è una paziente particolarmente fobica che arriva in queste condizioni perché ha un terrore enorme di recarsi dal dentista. Infatti mi fa una richiesta decisamente
come dire, un po' peculiare. Mi dice: dottore, è possibile realizzare il caso, l'intero caso, non voglio manufatti protesici rimovibili, con un unico trattamento, ma per unico trattamento intendo con un'unica anestesia. Io ovviamente dinanzi a questa richiesta dico: beh, signora, non credo che ciò sia possibile, perché trattare un'intera bocca, quindi due arcate così compromesse, con un unico trattamento e soprattutto con un'unica anestesia, vuol significare che tutto deve andare assolutamente secondo i programmi. Ed è molto difficile che ciò possa accadere. Magari ho bisogno anche di modificare un'emergenza protesica successivamente all'inserimento implantare e potrei aver bisogno di effettuare quindi anche una banale anestesia locale. Ma no, la paziente sta male soltanto all'idea. Ok? Io non voglio accontentare tutti i miei pazienti, però sono abituato a parlare dopo aver visto perfettamente tutti i dati clinici del mio paziente. Quindi faccio semplicemente quello che vi ho appena illustrato, e ora andremo un po' più a fondo. Faccio la mia nuova prima visita, la prima visita digitale, che consiste in un esame funzionale, laddove i parametri funzionali non possono essere adottati, quindi quelli pregressi della paziente, quindi per così dire un approccio non conformativo, ma riorganizzativo. Quindi scansiono la mia bocca, o prendiamo un'impronta analogica e poi la digitalizziamo, poi faccio il mio progetto bidimensionale che si chiama Digital Smile System, poi lo converto in un 3D, che vuol dire mock-up, grazie a qualsiasi software CAD. Allora, questo è l'esame funzionale, in questo caso è un esame funzionale di screening, quindi iniziale, che ovviamente manifesta una assoluta incongruità, 62. Quindi siamo molto lontani da un equilibrio neuromuscolare, il baricentro è decisamente anteriorizzato, mancano tutti gli elementi posteriori, il manufatto bascula. L'unico parametro nella norma è l'impact, IMP, ma è ovvio l'attività masticatoria della paziente così bassa e blanda che sarebbe strano pensare il contrario. Faccio il mio Digital Smile System, che vuol dire quindi pianificare in 2D la corretta posizione degli elementi dentali. È un workflow particolarmente rigoroso, non staremo a parlare di come si svolge questo workflow, non è un software come tutti potete immaginare, ma è un workflow, Digital Smile System workflow, che parte da una fotografia ben eseguita, rigorosa, passa per una scansione o per un'impronta che poi digitalizziamo, progetto bidimensionale, progetto tridimensionale con qualsiasi CAD e quindi stampa del mock-up. Ci tengo solo a dirvi una cosa: è l'unico Digital Smile Project rispetto a tutti i software di Smile Design, ok, che vi consente di avere una tolleranza massima di 0,15 mm tra la misurazione virtuale e la realtà. Queste non sono le mie parole, sono gli studi scientifici, e vi dico di più: noi abbiamo raggiunto, ci manca l'ultimo step, per avere il brevetto europeo, e stiamo partendo per gli Stati Uniti. Avere il brevetto dell'intero workflow è ben diverso da avere il brevetto di realizzare uno smile design. Avere il brevetto di un workflow dove abbiamo un accoppiamento fotografico con dei modelli è una cosa che ad oggi non è stata raggiunta da nessun altro software di smile design. Okay? Quindi per me questo è un percorso obbligato, tutti i casi che rientrano in un concetto di estetica partono da un Digital Smile System, perché vuol significare la prima comunicazione tra me e la paziente e il laboratorio. Non posso credere che il laboratorio posizioni gli elementi dentali senza considerarmi, ok? Quindi senza considerarmi vuol dire che devo essere io ad impostare le regole del gioco, ok? Quindi in particolare la linea incisale. Quindi questo Digital Smile System workflow mi porta alla realizzazione di un mock-up, che è questo. Vedete, questo è un mock-up che è sovrapposto al ponte della paziente, è inferiormente sovrapposto a quelle uniche radici che erano presenti, eccolo qua. Quindi, quello che cercavo di spiegarvi prima, siamo ancora in un contesto diagnostico. Io non ho toccato la paziente, vi immaginate soltanto a prendere un'impronta qui, veniva via tutto il ponte. Ma io non posso permettermi di dire alla paziente, ok, signora, mi trovo in condizione, adesso deve necessariamente accettare un provvisorio e così poi dopo le dirò cosa fare. No, io ci tengo ad essere chiaro prima di toccare i miei pazienti. Essere chiaro vuol dire esprimere in modo corretto e completo il piano di trattamento. Quindi, grazie a questo mock-up, vedete, questo è quello che io faccio. Non lo facciamo addirittura alla poltrona, perché abbiamo comunque tutto il flusso in studio, quindi con il CAD, abbiamo le stampanti, eccetera, eccetera. È una visita ovviamente un po' più lunga, che dura 2 ore. Ma voi considerate che la mia visita senza il digital workflow dura 1 ora e mezza. Ok? Quindi io raccolgo i dati,
E poi comunque affido tutto al tecnico laboratorio per realizzarmi ogni cosa, ma non ci vuole altro invece che semplicemente parlare con i pazienti, raccogliere le sue esigenze e aspettative e a quel punto far realizzare un mock-up da provare nell'appuntamento successivo, ovviamente sta a voi. Mi direte, questo mock-up è sovrapposto, quindi è maggiorato? Certo che lo è ovvio che sia maggiorato perché è un mock-up indiretto che deve avere un suo spessore affinché sia stabile e resistente. Addirittura questo mock-up è stato realizzato in una maniera molto simpatica, anche con degli appoggi nei settori posteriori per consentirmi di testarne meglio la funzione, ok? E infatti è bellissimo vedere come con il Titan passiamo, dopo già 2 settimane di utilizzo del mock-up, da 62 ad 83, con tutti i parametri romani alla norma, gli unici rossi sono un baricentro anteriore, immaginate sempre che è appoggiato ad un manufatto protesico che è stabilizzato solo posteriormente con l'appoggio sul tuber, bilateralmente, e l'impact sono felicissimo di vedere che è già salito a 122, ok? Quindi vuol dire una migliore performance masticatoria. E infatti anche il report mi parla di una prevalenza, tutto quello che era una prevalenza prima è stato tornato perfettamente la norma. Infatti il parametro 83 parla di un equilibrio neuromuscolare. Vi dicevo, la maggiorazione nota ovviamente verrà sottratta nella realizzazione poi del manufatto protesico, provvisorio, eccetera, 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 con tutto il flusso, se la paziente dovesse accettare il trattamento. Ma io a questo punto ho avuto la possibilità già, semplicemente con questo mock-up, che per farvi capire mi può costare come un montaggio in articolatore di 2 modelli, cioè è un costo praticamente non degno di nota, questo è il concetto. Poi sta a voi organizzarvi con i vostri laboratori, perché vi spiego, la tecnologia digitale è un vantaggio enorme, è tutta un'opera intellettuale, di pensiero, è il progetto lì, ok? Non è la realizzazione del mock-up, il mock-up in sé non costa niente, è frutto di una tecnologia a basso costo come la resina che viene utilizzata nelle stampe 3D. Quindi, in definitiva, se non abbiamo valutato l'estetica e la funzione, o meglio, abbiamo effettuato una corretta diagnosi, possiamo spingerci qui nel flusso terapeutico. E qui andiamo nello step successivo, dove grazie al nostro mock-up andiamo a effettuare una corretta pianificazione implantare. Quindi entriamo in quell'ambito. Dottore, mi senti? Che avete visto prima. Cioè, non mi sentite? Doc, scusami. Sì? Si è bloccato un attimo la tua presentazione. Potresti ritornare la slide precedente. Proprio, ecco, quando sei passato a questa slide, da lì non si è più sentito. No, vai avanti pure. Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ok, all'Evo Byte praticamente. Ah, perfetto, meno male, ok. Ok. Quindi ogni tanto si sente un po' a scatti, ma comunque poi si segue tutto il discorso. Allora vado più piano perché... Magari i cambi di slide vai un po' più piano. Grazie. Ok, perfetto. Quindi fondamentalmente grazie al... Anche in questo caso dobbiamo utilizzare un Evo Byte, cioè questa forchettina con i reperi rossi radiopachi, perché laddove non abbiamo la certezza di parametri anatomici che ci consentono un corretto matching, vuol dire se abbiamo degli elementi dentali instabili o ancora peggio, come in questo caso un manufatto protesico che ha tanto metallo all'interno, quindi produce scattering all'interno della nostra TAC, dobbiamo necessariamente utilizzare dei reperi per l'accoppiamento file che siano più lontani dai denti e quindi usiamo la forchettina. Se avessimo avuto degli elementi dentali, probabilmente non ce ne sarebbero stati. Quindi, grazie a questo Evobyte, noi entriamo in quest'altro matching file. È un matching file che ci consente di avere il virtual face di Toto. Perché il viso ora non mi serve più, anche se possiamo introdurlo, perché già il progetto bianco è frutto della mia pianificazione del sorriso, quindi dove la linea del sorriso è stata perfettamente considerata sulla base dell'armonia globale della nostra paziente. Poi abbiamo quindi le scansioni intraorali e ovviamente abbiamo la TAC. Quindi abbiamo questo tipo di informazione, che è un po' il paradiso per qualsiasi chirurgo che si occupi di implantologia, perché può pianificare tutto perfettamente, può soprattutto rispondere alle domande della paziente. Io in questo caso ho detto sì signora, la posso accontentare, perché in effetti guardando in questo modo il caso mi rendevo conto che superiormente dovevo affrontare una piccola chirurgia rigenerativa a carico del 13, ma una GBR orizzontale che assolutamente è
come dire, contempla una guarigione transmucosa e per di più il carico immediato. Quindi dico sì, perfetto, posso fare un unico intervento. E inferiormente, accettando, e già l'ho mostrato alla paziente con il mock-up, quindi una flangia, andrò a fare una resettiva della parte più ristretta atrofica della cresta ossea in senso coronale, posizionare gli impianti quindi all'interno di osso basale in toto. E quindi posso anche qui procedere ad un carico immediato. Quindi risponderò alla paziente, sì signora, faremo allora il caso in un'unica seduta chirurgica, ok, che metterà in pratica tutta la pianificazione che abbiamo appena effettuato. Ecco qua il mio progetto chirurgico. E qui abbiamo quindi vari modellini che rientrano all'interno di questo workflow. Allora, il primo step, che è quello, è il modello base, è il modello al baseline, quello sul quale abbiamo realizzato il mock-up. Quelle parti aperte, quelle sono delle aree dove io volevo il contatto con il mock-up inferiore. Poi abbiamo il modello di lavoro reso edentulo virtualmente e lo stesso modello invece con gli analoghi in posizione. Quello per intenderci che vi realizza 3DM. È essenziale che procediate ad un corretto cross mounting. Vuol dire che montiate tutti questi modellini alla medesima dimensione verticale di lavoro. Quella che avete ottenuto con il mock-up, quella che avete testato, non deve essere più modificata. E anche qui la tecnologia entra in gioco. Come vedete dal secondo modellino in poi, quella è una chiave di trasferimento, che non è altro che la trasformazione del mock-up in un mock-up per una bocca totalmente edentula, cioè dove sono stati virtualmente eliminati gli elementi dentali. E mi consente quindi di posizionare il modellino di lavoro implant, l'ultimo, quello praticamente alla vostra destra, i due modellini nella perfetta relazione intermascellare. E a quel punto ho realizzato quello che viene definito montaggio incrociato, che è alla base di qualsiasi trattamento protesico. Grazie al montaggio incrociato, io allora che cosa posso fare? Posso realizzare un provvisorio incrociando il provvisorio con la chiave di trasferimento e viceversa, fino a realizzare questo montaggio qui, dove ho i due provvisori perfettamente in posizione, alla medesima dimensione verticale che ho stabilito con il mock-up iniziale. Provvisori un po' particolari, sicuramente vi starete domandando o probabilmente avrete già visto. Sono dei provvisori che definiamo ancorati. Perché? Perché dovremo essere in grado di trasferire la posizione del montaggio iniziale anche nel carico immediato, che è un po' difficile da realizzare se abbiamo anestetizzato tutta la bocca, probabilmente abbiamo anche fatto una sedazione cosciente. È un po' difficile affidarsi alla sola occlusione della paziente. Allora io non voglio modificare nulla. Ad oggi abbiamo dei nuovi progetti su cui stiamo lavorando, dove abbiamo delle dimme scomponibili e dei provvisori che si avvitano a questa dimma. Abbiamo fatto tanto altro, ma tutto è frutto di questa pianificazione qui. Io che cosa faccio? Cioè praticamente ancorerò il provvisorio attraverso gli stessi anchor pin della dima chirurgica, sia sopra che sotto, ribaserò il provvisorio sugli abutment temporanei, ok? E a quel punto non devo fare altro che rimuovere gli anchor pin. Questo è il flusso dei modellini, dei mock-up per intenderci. Quindi sia sopra che sotto abbiamo il mock-up iniziale, la chiave di trasferimento, poi abbiamo quello che chiamiamo index, che ci consente di posizionare le dime nella corretta relazione prima di metterli in anchor pin. Non affidatevi a indici in silicone, è una cosa che ho dal primo giorno indicato, cioè vuol dire da 10 anni a questa parte, detto non possiamo affidarci a qualcosa che per definizione è elastico. E poi abbiamo anche il provvisorio. Come vedete, tutti i progetti sono figli della stessa ceratura. Cioè abbiamo le medesime forme, ma ciò che cambia tra il primo, quello alla vostra sinistra, al secondo, è che quello spessore maggiorato che ci consentiva di andare sul manufatto protesico della paziente è rientrato di quanto era necessario, cioè solo dello spessore del mock-up, ok? Ciò che è bello, quindi, immaginare questo, che questo workflow non ha un costo, perché è lo stesso progetto che viene semplicemente ristampato con il materiale diverso, con la forma di appoggio, il supporto diverso, sulla base della fase di lavoro in cui eravamo. E allora a quel punto entriamo nella chirurgia implantare. E vi faccio notare una cosa, che da quando io ho provato il mock-up, cioè nel primo appuntamento operativo, per così dire, alla chirurgia, io non ho visto la paziente. Siamo direttamente in chirurgia. Capite quanto è importante il risparmio di sedute e di vostro tempo alla poltrona? È pazzesco.
Perché chirurgia guidata? E vado veramente veloce, eliminando ogni letteratura, ad oggi non è il caso, è una relazione clinica, ma soprattutto dovremmo veramente tirar fuori una marea di articoli, soprattutto articoli su cui stiamo lavorando, che tengono in considerazione le nuove DIME per chirurgia guidata, che sono incredibili, e c'è una serie di precisazioni da fare, non è questo il contesto è spiegarvi in sintesi che la chirurgia guidata sempre e comunque, perché è semplice, predicibile e sicura. Non esiste un motivo affinché noi non dobbiamo ragionare così, ok? Poi potremmo veramente parlare tanto, ma facciamo i corsi per questo. L'essenza è esattamente questa. Solo attraverso la chirurgia guidata voi potete inserire un impianto nella giusta posizione, e la giusta posizione è quella protesica. È inevitabile, io ho sempre lavorato a mano libera prima, non ci credevo, mi sono avvicinato, poi mi sono allontanato, poi è ovvio che abbiamo avuto tutti una determinata curva di apprendimento e soprattutto abbiamo dovuto anche superare i limiti delle tecnologie che poi man mano si sono evolute. Il concetto è questo, che tutte le volte che andiamo a mano, senza un riferimento anatomico, senza il nostro progetto, stiamo comunque accettando un compromesso, ok? E davvero, ad oggi non c'è più un motivo per non per accettare un compromesso, per non accettare tutto questo. Allora, non vi faccio vedere tutto il video perché sarebbe un po' troppo lungo e anche fuori luogo, ma vi faccio capire l'importanza dell'inserimento della DIMA. Allora, la DIMA deve andare nella corretta posizione di lavoro, cioè il momento più importante è questo dei pinni. Se abbiamo degli elementi anatomici come questi, li sfruttiamo. Ovviamente, se ci sono questi elementi, non possiamo andare direttamente con una DIMA con delle boccole. Non fate questo errore, perché anche il semplice anestetico vi porterebbe a sollevare la DIMA rispetto alla posizione di lavoro, e un micro errore diventa un macro errore. Poi cominciamo a pensare che la DIMA, o era meglio l'approccio chirurgico guidato, non sia corretto. Ci sono ovviamente DIME per tutti i casi, ok? Potrei parlare tantissimo di questo, chi mi ha già seguito lo sa benissimo. In questo caso, quindi, ho utilizzato quella prima DIMA d'appoggio dentale, ok? E poi la seconda DIMA, contiene quindi le boccole. Come vedete, il caso è vecchio, sono le DIME, le boccole chirurgiche, che non erano ancora quelle del kit chirurgico che ora vedete utilizzare. Sono le DIME standard, universali, della 3DM. E già allora parlavamo, probabilmente siamo stati i primi a pensare della possibilità di poter matchare più di una DIMA sfruttando gli anchor pin per la loro stabilità. Quindi tra la prima e la seconda DIMA la posizione dei pin ovviamente resta invariata. Questa DIMA rappresenta ancora qualcosa di importante che tanti altri sistemi non hanno: la possibilità di poter orientare la fase dell'impianto, cioè l'esagono dell'impianto, che è molto importante per gli impianti tiltati, inclinati. Questo è molto molto importante. Senza quel tipo di informazione, quello che sto facendo adesso, anche lì andrebbe decisamente fuori strada, perché avrei un'emergenza, dottore, scusami, completamente diversa rispetto. Mi senti? Sì, sì. Se chiedono se puoi abbassare un po' la musica. Ecco. Okay. Meglio? Sì, adesso meglio, sì. Sì. Ok. Come avete visto, poi inferiormente il provvisorio veniva ancorato con gli anchor pin. Superiormente lo stesso concetto. C'è una DIMA che si appoggia al ponte e si estende il più possibile sui tessuti molli della paziente. È essenziale questo perché immaginate di dover togliere il ponte, fare anestesia. Già tutto questo crea una distorsione nel cavo orale che non ci consentirebbe di essere sicuri della posizione della DIMA, quindi degli anchor pin, quindi degli impianti che andiamo ad inserire. Invece, grazie a quei tre forellini, 4-5, il massimo che possiamo fare, soprattutto se riusciamo ad inserirne anche palatalmente per ridurre il movimento vestibolo linguale palatale della DIMA, siamo sicuri perché è un ancoraggio fisico, meccanico, siamo sicuri quindi della nostra posizione. Questo l'ho sottolineato tante volte perché è l'essenza di una corretta terapia implantare con approccio computer guidato. Ok? E di conseguenza poi vedete, dopo aver messo le connessioni, vado ad inserire quindi il mio provvisorio in quei pin,
lo ribaso, lo incollo alle cannule, a quel punto così posso procedere alla mia chirurgia rigenerativa e ultimare il caso. Quindi, mentre il tecnico mi va a rifinire il mio provvisorio, io sono sicuro di questa posizione, io continuo con la mia chirurgia guidata, con la mia chirurgia rigenerativa, posso dedicare molto più tempo non all'inserimento degli impianti, ma alla mia chirurgia collaterale, e praticamente avere questo tipo di soddisfazione. Questa è la paziente che mi viene a rimozione sutura, ok? Questa è la cosa per me più importante, il rispetto del progetto iniziale. E a quel punto poi il flusso di lavoro, e lì ragazzi non potete immaginare del tempo che guadagnerete nelle fasi successive, perché il progetto è già realizzato. Stamattina ero in connessione con un laboratorio molto distante dal mio studio, dove ragionavamo quindi sui progetti che avevamo, ahimè, inserito nel mese di aprile, ma comunque stanno lavorando in digitale. E mi dicevano, è pazzesco come il tecnico CAD stesse dedicando tante risorse, ovviamente di natura intellettuale, al progetto. E dicevano, ma il bello è che non abbiamo speso niente dal punto di vista proprio di materiali, di strumenti, dispositivi. E soprattutto già loro erano consapevoli del fatto che il caso è già ultimato prima di finirlo, perché quello stesso progetto, e ve lo mostro, viene ripreso per la fase protesica, per la finalizzazione protesica. Quindi abbiamo già una dimensione verticale acclarata, e questo è un mock-up, è sempre lo stesso progetto, con la differenza che viene però praticamente inglobato in una barra di alluminio che permetta di verificare la validità dell'impronta che abbiamo preso, digitale o analogica che sia, lo chiamiamo test drive, ed essendo stabile e fisso mi consente di testarlo perfettamente, nuovamente l'estetica e funzione sugli ancoraggi protesici che ho stabilito. E quindi da lì direttamente il progetto della struttura, e guardate, come ho ridotto il numero degli impianti, guardate l'emergenza dei miei impianti, ok? Ma questo non perché io sono stato bravo, io non ho fatto altro che seguire la mia strada. Questo è il concetto. E questo è il primissimo caso, ok? Con il quale abbiamo coniato il full digital implant workflow, ok? Ovviamente la finalizzazione protesica ci fa essere felici, lo testiamo con tutti gli altri strumenti digitali. Oggi si parla molto di scanner, lo so che siamo proprio completamente bombardati da approcci del genere, ma ragazzi, ci tengo a dirvi sempre la verità. Leggete accanto una scritta, si chiama Polyshape. Dimenticate gentilmente approcci che non siano validi. Dimenticate, non voglio fare nessun tipo di nome, ma dimenticate i giocattolini digitali. Quello di cui vi parlo io ha una tolleranza, ripeto, di 150 micron, 0,15 mm. Però se parliamo di scanner facciale, parliamo di un'attrezzatura che vedete alla vostra sinistra. Un'attrezzatura avanzatissima, ad oggi è presente soltanto in 3 realtà d'Italia, richiede una stanza, richiede purtroppo dispositivi molto costosi. Perché io ce li ho? Perché per potervi dare quei parametri andiamo a fare delle misurazioni particolarmente attendibili. Quindi per quello vi ho detto, non è un software, è uno Smile Design Workflow che fa del software il primo step operativo, ok? Perché quel software? Perché quel software è l'unico che permette di inserire una calibrazione. Senza una calibrazione, ahimè, stiamo facendo dei giocattolini, stiamo facendo dei disegnini virtuali che danno un'idea, ma non consentono di fare quello che avete visto, in cui, vi racconto meglio, lo schema del nostro trattamento, potete passare dalla vostra sinistra all'immagine centrale con un flusso fatto soltanto di 5 mosse. 5 mosse. Quali sono queste 5 mosse? Allora, diagnosi. Avete bisogno di un solo appuntamento per la diagnosi. Un solo appuntamento. Il flusso è molto semplice, perché per realizzare un Digital Smile Workflow vi servono solo 2 fotografie e le impronte. Lo facciamo con lo scanner, noi impieghiamo 20 minuti a raccogliere questi dati. Le foto richiedono, anche se per lo scatto ci siamo 3 minuti, ma invece nelle foto impieghiamo 15 minuti, perché dobbiamo spiegare al paziente la corretta posizione, utilizzare un protocollo fotografico rigoroso, utilizzare un'attrezzatura che è una fatta di una reflex, non esistono smartphone, iPad, le cose che vedete in giro, che sentite nominare, soprattutto dai cugini più famosi, non va bene. Perché noi vogliamo un'immagine calibrata, in scala 1 a 1. Un appuntamento. Con questo appuntamento avete fatto diagnosi perché avete il mock-up. A quel punto entrate direttamente in chirurgia. È un unico appuntamento per la chirurgia. Ok? Basta. Ovvio, se dovete fare una chirurgia che vi richieda una seconda fase, è diverso, ma quello è insito nell'approccio chirurgico che avete scelto. Ok?
e alla fine il flusso protesico. Ogni giorno c'è una relazione e, per esempio, domani parleremo dell'approccio protesico, ok? The Process Flow. Sono tre gli appuntamenti. Uno per l'impronta, uno per la verifica dell'impronta con il mock-up test drive e l'altro la consegna. Di qualsiasi caso stiamo parlando, full arch, parziale, faccette, di qualsiasi approccio noi vogliamo parlare. Sono cinque le mosse, non sei, cinque. Se sono sei, perché abbiamo fatto un errore? Ci può stare, però mi fa piacere raccontarvi esattamente qual è lo schema di lavoro che ormai da 3 anni a questa parte tutti i giorni abbiamo il piacere di effettuare. Quindi, se prima la chiave era questa, e quindi affinché fosse questa, già la paziente aveva accettato di entrare in terapia con noi, poi poteva anche dire, dottore, ma mi avete proposto un numero di impianti tale che io non posso accettare, una chirurgia che io non voglio accettare, magari un manufatto protesico che non mi piace, intanto però vi ho dovuto pagare il provvisorio. Certo, dico, signora, abbiamo lavorato tanto per fare questo provvisorio, impiegavo 3 appuntamenti, penso che sia il minimo, okay? Ad oggi non è più così, perché noi la chiamiamo studio digitale del caso, si finalizza con un mock-up che ha tutte le informazioni. Okay? A quel punto, quindi, ecco il nuovo approccio. Perché è così importante il mock-up? Perché quando parliamo di due mondi, il mondo reale e il mondo virtuale, voi dovete immaginare che non abbiamo a che fare con le stesse informazioni. Nel mondo reale abbiamo dei tessuti veri, gengiva, denti e osso, che devono comunicare con dei file, che sono il DICOM, l'STL e nel caso della fotografia un PNG o un JPEG. Quindi abbiamo queste due realtà che devono unirsi e che hanno bisogno di uno strumento di connessione, che nel caso diagnostico per realizzare un corretto mock-up sulla base solo di due fotografie è uno strumento di calibrazione come questo, l'occhiale di calibrazione. Ok, anche questo è brevettato. Nel caso in cui, e ci consente quindi di finalizzare la diagnosi con un mock-up, nel caso in cui invece andiamo in terapia, abbiamo bisogno di uno strumento come questo, che metta in comunicazione gli altri due file, cioè l'STL con il DICOM, come avete visto. Ok? Laddove ci siano degli elementi anatomici utilizzabili, utilizziamo quelli, anche se non sbagliate mai ad utilizzare una forchetta del genere, abbiamo una certezza nel riposizionamento. Okay? E per effettuare la terapia, ragazzi, sì, in terapia implantare dobbiamo avere una guida, ok? Dobbiamo avere una guida. Quindi, fondamentalmente, questo flusso che parte dalla diagnosi, effettua la terapia, una terapia che coincide con la diagnosi effettuata, grazie alla presenza di un mock-up che viene utilizzato in tutte le varie fasi. Quindi il Digital Smile System è lo strumento utile per la diagnosi e la chirurgia computer guidata per la terapia. Ho visto tante relazioni, ne ho vista una bellissima da parte di un nome pazzesco che ha parlato per mezz'ora dell'importanza della comunicazione di un mock-up emozionale. E poi tutti i suoi casi di faccette, di cosmetic dentistry, sono passati per una certura su un modello in gesso. E allora, ragazzi, chi vi sta dicendo la verità? Me lo sapete dire voi? Cioè, fondamentalmente, come faccio a trasferire un progetto del computer che ho mostrato ad una paziente con un mock-up in cera su gesso, su una ceratura, fondamentalmente? No, non sto dicendo il vero. Invece io vi parlo di un file che comincia e finisce allo stesso modo. Questo è il primissimo caso. Casi come questo, potremmo parlarne. Sa bene Luca, Giacomo, il gruppo della 3DM, ci stiamo facendo un corso annuale, no? Già da un bel po'. Solo un altro caso, prima di giungere alle conclusioni, siamo in tempo, sì? Per esempio, per anche una cosa più piccina, perché giustamente sì, potrei dire, perfetto, perché immagino, poi veramente avevo messo tanti casi, poi ci sono lo stesso, poi se con le domande vogliamo, vi rimetto in mezzo, perché potrete dire, vabbè, ma in quel caso, non lo so, c'erano pochi elementi dentali, ci sono casi in cui dobbiamo modificare l'occlusione. Ragazzi, vi posso mostrare un caso per ogni cosa. Io lavoro solo così da 3 anni, sono socio attivo di tutte le società scientifiche e accademie che si occupino di digitale e realmente addirittura anche l'ortodonzia passa per questo flusso di lavoro, perché possiamo, grazie ora alla segmentazione della CONBIM, anche quello possiamo fare, quindi programmare lo spostamento corona-radicolare sulla base di un progetto bellissimo che è il nostro Digital Smile System Workflow. Vediamo quest'altra paziente molto carina perché è una paziente che viene in studio così, senza essere arrabbiata, senza lamentarsi, per me
vince a prescindere. Presidente davvero molto carina. Purtroppo aveva un disastro e sotto questo manufatto protesico, parziale, non lo so, provvisorio, quello che fosse, comunque è arrivata così, a suo dire era così come era stata congedata. Comunque la condizione era ovviamente molto compromessa. Nonostante ciò, una presenza che ti sorride per me vince a prescindere, come vi ho detto. Voglio mettere due impianti in queste zone, non mi piace lo schema un impianto, un dente. E tutti i casi, come vi ho detto prima, che parlino di estetica, devono, a mio avviso, essere affrontati con un software come questo. Quindi abbiamo un progetto come questo. Questo progetto, una persona che sa utilizzare il software impiega circa 8 minuti per poterlo fare. Lo possiamo fare davanti alla paziente, ma non è quello il concetto. Io non mostro, per esempio, il progetto virtuale alla paziente. Io mostro direttamente il mock-up, perché alcuni progetti possono apparire, possono già essere comprensibili a schermo, molti altri magari no, dipende molto dalla texture degli elementi del paziente e dalla fotografia. Per me quello che è importante è la comunicazione che io ho con il laboratorio. Cioè praticamente queste linee rosse che chiamiamo outline permettono di guidare poi la conversione 3D di questo progetto. Ecco, io non mostro questo che già può apparire ovviamente d'effetto per la paziente, no. Io mostro direttamente il mock-up. Voi dite, ma quale mock-up? Ve lo mostro subito. Questo è il progetto bidimensionale che con qualsiasi software CAD, perché qualsiasi software CAD ad oggi sul mercato vi consente di fare un matching tra la fotografia, cioè il mio progettino, perché poi ovviamente esporto il mio progetto, quindi un file PNG o JPEG con le linee rosse per il tecnico, gli do i modellini e lui fa questo matching di file. Questo matching di file, vi ricordo, ha una precisione con uno scarto massimo di 150 micron, per di più mi ha attestato, grazie a questo occhiale di calibrazione, che anche l'inclinazione è corretta. Quindi è come se introducessimo un arco facciale. Ci consente di fare questo. Quindi questi elementi che vedete montati, per esempio, non sono altro che una ceratura full digital fatta direttamente sul modello al T0 del nostro paziente. E in questo caso, quindi, noi abbiamo un mock-up diretto, non indiretto, ma diretto. Indiretto è come prima. Quando ho bisogno di grandi volumi utilizzo quello indiretto, cioè da calzare direttamente. Quando invece voglio e posso quindi fare uno diretto, lo prediligo perché non dovendo maggiorare i volumi è molto realistico. E allora voi ditemi se questo non è un valore diagnostico enorme per noi e di comunicazione incredibile per il paziente. Il paziente vi chiede, garantito al 100%, di non rimuoverlo, ok? Questo è l'ultimo step della mia prima visita digitale. Da qui in poi, grazie al fatto che io poi posso entrare in TAC con il mio mock-up, posso pianificare perfettamente la posizione dei miei impianti. E quindi solo io a questo punto mi esprimo con il piano di trattamento per la paziente. Solo a questo punto mi esprimo, indicando quanti impianti, indicando che tipo di intervento farò e che tipo di chirurgia effettuerò. Ok? Questo è il mio approccio. Non vado a fare prima un provvisorio, quindi faccio spendere dei soldi per un provvisorio alla paziente e poi mi esprimerò con un piano di trattamento che magari è fuori dalle corde del paziente stesso. Il paziente paga un costo che è davvero così ridotto che fondamentalmente è come se fosse una visita, una prima visita un po' amplificata. Questo è il concetto. Ma ha un valore così grande, che io preferisco anche regalargli, perché poi io mi ritrovo un'accettazione da parte del paziente, soprattutto il progetto protesico già effettuato che me lo porto fino alla fine. Quindi, anche in questo caso, cosa abbiamo fatto? Siamo entrati in terapia, a questo punto con la stampante mi sono stampato, non è più un mock-up questo è il provvisorio che metterò dopo l'intervento, perché la paziente quindi ha accettato, quindi entro in terapia. Non posso effettuare in questo caso un carico immediato perché la chirurgia non me lo consente e quindi realizzo, come dire, un grande Maryland che si estende anche palatalmente molto, perché purtroppo avevamo un gran problemone e ci sono tutte corone sugli altri elementi, quindi ho difficoltà di fare un'adesione su queste ceramiche con questo tipo di dispositivo temporaneo. Effetto una mia chirurgia, quindi dell'estrazione acromatica, metto gli impianti grazie alla chirurgia computer guidata
con una velocità estrema, sono tutti pazienti di corso, questi, immaginate, ho visto già molta gente che l'ha visto questo intervento, veramente gli impianti li mettete chiudendo gli occhi, ma la guidata vi dà questa possibilità, poi si appoggio dentale ancora di più, e a quel punto mi dedico alla chirurgia accessoria, quindi faccio un microlembo dove metto i miei biomateriali al di sotto del lembo senza neanche sollevarlo in questo caso, e addirittura faccio un grande innesto tunnelizzato, epitelio connettivale, che è disepitelizzato nella porzione del centrale e invece è con epitelio per andarmi a chiudere le zone dove io ho lavorato per mettere gli impianti, per ottenere questa bellissima chirurgia. Se avessi dovuto ragionare a mano libera, intendo, è ovvio, avrei dovuto vedere di più e quindi sollevare dei lembi, fare una chirurgia completamente diversa. E questa paziente, ragazzi, non l'ho neanche vista, e me lo può confermare il dottore Russo che vedo lì bello come spettatore. Vabbè, io la sto soltanto aspettando di poter protesizzare il mio caso e di vedere quindi la finalizzazione del mio caso così come l'ho prevista. Purtroppo ad oggi questo stato di emergenza ancora non ce lo consente. Quindi andiamo alle conclusioni. Quali sono gli obiettivi? Quali sono i messaggi che io voglio trasferire? Allora, innanzitutto, ragazzi, facciamo una corretta diagnosi, che vuol dire un corretto piano di trattamento protesico. Siamo chiamati a farlo in qualità di odontoiatri, quindi a prescindere, anche quando noi parliamo di faccette, quando parliamo di protesi rimovibili, abbiamo il dovere, okay, di mostrare prima il risultato. In modo analogico facevamo, no, le prove denti, quindi montandoli sulla cera. E anche lì inutile dirvi che con il mock-up abbiamo recuperato così tanti appuntamenti che è tutto molto più comodo. Poi trasferiamo questo progetto diagnostico nella realtà. Quindi, parlando di un flusso protesico, non potete non utilizzare il cross mounting, anche perché abbiamo l'onore di parlare di un flusso ideato da un nostro collega italiano molto, 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 molto più famoso di me, e aggiungere tanti altri molto, che è Gaetano Calesini, è il montaggio crociato, è quello che avete visto, cioè la possibilità di poter stabilire un parametro occlusale, una registrazione occlusale, quindi una DVO, e riportarla sempre senza modificarla all'interno quindi dei vostri ulteriori montaggi dei modelli, quindi sulla base della fase operativa in cui siete. In modo digitale esiste, allo stesso modo forse è anche un po' più facile da fare, ma a me fa sempre piacere mostrarvi le due cose, ok? E in ultimo, rispettate quindi il progetto diagnostico, cioè se fate una diagnosi poi non potete fare un'altra terapia. Questo non riesco a capire. Ritorno a chi, tra l'altro, ha fatto anche 3 edizioni della sua conferenza, complimenti a lui, e parla di qualcosa e poi ne fa un'altra. Io questo non lo posso capire. Lo dico apertamente perché questa è la cosa in cui credo più di tutto. Non posso mostrare un progetto, non posso andarmi a comprare un abito, ok? E prima me lo fanno pagare, poi mi dicono questo qua va bene perché, ma non mi piace. E vabbè, questo era, non è accettabile, ok? Questo per me è davvero molto molto importante. Quindi, concludo spingendovi a pensare in questo modo. Una implantologia guidata dalla diagnosi. Per diagnosi introduciamo concetti di estetica, di funzione, rispettiamo le esigenze del paziente, ascoltiamo il nostro paziente, ma non facciamo un'implantologia che non tenga conto dell'approccio diagnostico necessario in qualità di odontoiatri. Gli impianti reggono degli elementi dentali, quindi non andiamo a fare prima le fondamenta e poi costruiamo la casa che si può costruire su quelle fondamenta lì. Prima un bel progetto e poi stabiliamo i pilastri. Detto questo, grazie, siamo nei tempi, sì, perfettamente. Grazie per l'attenzione e ovviamente sono prontissimo, vedo ci sono tante domande, a rispondere a tutte le domande. Precisissimo. Sì. Allora, se vuoi lasciamo la tua presentazione se ti serve, oppure se vuoi disattivarla e come io vuoi. Io penso tu, che possa servire, dipende dalla, okay, dalle domande. Allora, ti faccio questa, vado un attimo su nella chat per vedere, tanto chiedo a chi ha seguito se vuole aggiungere le domande di metterle a fondo della chat in modo tale che poi pian piano scendiamo. Allora, prima domanda che riguarda i mock-up anatomici, che materiali utilizzi, se li preferisci stampati, fresati, come ti approcci? Questa è la prima domanda.
Allora, resine stampate, perché la prima caratteristica deve essere questa, costare pochissimo, pochissimo. Quindi la tecnologia di stampa, in particolare la DLP, quindi la tecnologia che sfrutta un po' i proiettori, quindi stampanti davvero, molti di questi mock-up sono stati fatti con stampante da studio, di quelli giocattolo per intenderci. Ciò che conta è il progetto, ok? Quindi il progetto CAD. Quindi resine di qualsiasi tipo. Adesso abbiamo delle belle resine per fare, magari faccio dei casi più carini per le presentazioni, abbiamo delle resine con dei colori per i denti, ma come avete visto, molti mock-up venivano fatti e vengono tuttora fatti con le resine con cui si fanno i modellini. Ciò che conta sono i volumi, le proporzioni, ok? E soprattutto la possibilità di poter testare la funzione, quindi che ci consentono quindi di portare in occlusione il mock-up. Quindi qualsiasi resina per che si utilizzano ora con le stampanti 3D in laboratorio. Ok, spero che la domanda abbia soddisfatto. Poi, quando presentavi all'inizio tutto il workflow, hai citato, presentato come risultato di una lunga bibliografia scientifica, quindi forse questa sì. È una domanda un po' più settoriale. Il dottor Battelli chiede se si potesse avere queste indicazioni sulla bibliografia scientifica sì. Che sta alla base del allora, workflow. Sì. Non so per se esempio, puoi lasciarli poi in chat. Molto bello. Dimmi. Lo scrivo qua. Io se no diceli pure mail. Così. Sì, nel frattempo ve la scrivo qui. Allora, oltre va bene che questa è la mia mail di studio, però vi scrivo la mail che è relativa alla nostra società scientifica, dove potete chiedere tutto il materiale bibliografico e anche di supporto, e ci sono anche le demo, per poter... Ecco qua. jd@just-alto-digital.it vi faccio soltanto questo tipo di... vi racconto l'ultimissimo studio, molto bello, che mi ha permesso, che l'ho fatto con l'università, la collaborazione dell'Università di Foggia e l'Università di Messina, è stato pubblicato a novembre, in cui ho effettuato impronte con polietere a 50 pazienti. E ho praticamente scansionato con scanner da laboratorio e analizzati con software industriale e misurazioni da canino a canino, in senso apico coronale e mezzo distale. Poi ho preso agli stessi pazienti scansioni con diversi scanner e ho fatto le stesse misurazioni. Avevamo inserito dei reperi, ovviamente, sui punti che volevamo misurare. Poi ho effettuato con il protocollo fotografico il Digital Smile System Workflow, quindi le fotografie giuste, le due foto, e poi la fotogrammetria. Per intenderci, quello è uno strumento costosissimo di studio realizzato dal Politecnico di Bari, il Dipartimento di Matematica Meccanica. E ha uno scarto di 5 micron, quella fotogrammetria lì. Okay. E ragazzi, no differenze statisticamente significative. Okay. Quindi addirittura non parlo neanche più di quella tolleranza di 150 micron che vi ho detto. E però mantengo quel parametro perché dove tutti cadono all'inizio non sono abituati a posizionare bene il paziente o a posizionare la macchinetta sulla base del paziente. C'è un protocollo molto semplice, ma tutte le cose semplici sono facili da sbagliare. Mi senti? Sì. Ok, sempre sul mock-up, la scansione del mock-up si fa intraorale, extraorale e con l'EvoByte in situ? Chiedono, quindi forse sono interessati alla fase di creazione del mock-up. Allora, se il mock-up è indiretto si intende come questo, ok? Questo è uno strumento che possiamo, se dobbiamo andare a ritoccare perché magari abbiamo la necessità di funzionalizzarlo meglio nel cavo orale, più che scansionarlo, la cosa più semplice del mondo è inviarlo al laboratorio, proprio perché è un corpo fisico. Anche questo è un ulteriore vantaggio rispetto al manufatto protesico provvisorio, perché io prima dovevo necessariamente duplicare in resina il manufatto protesico provvisorio della paziente quando facevo la TAC e lo inviavo a voi di 3DM, ragazzi, perché voi potevate quindi fare il matching file. Adesso questo non è più necessario perché io ho un mock-up, ok?
Quindi io ho un mock-up che non è uno strumento che lascerò nel cavolare del paziente. Quindi io fisicamente vi invio questo laddove faccia delle correzioni. Se non ho fatto nessuna correzione, io non devo fisicamente inviare niente, perché il file che rappresenta questo mock-up è lo stesso file che voi utilizzate per fare il matching. Quindi non c'è bisogno di inviare niente. Quindi la domanda che vi dovete fare, l'ho modificato? Sì. Allora, se è un mock-up indiretto, cioè vuol dire una roba come questa o come quella dei casi che avete visto, ad eccezione di quello del parziale, vi faccio vedere, per esempio, un altro tipo di mock-up strano, un'altra morfologia particolare, eccola qua. Questo è un mock-up sovrapposto in modo diverso al ponte della paziente, eccolo qua, vedete? Quindi anche se è maggiorato in senso vestibolare, non mi interessa affatto, perché noi stiamo lavorando sul piano frontale, quindi sul piano frontale, per farvi capire, io vedo questo. Okay. Quindi, per esempio, questo mock-up, anche se la paziente voleva trattare l'arcata inferiore, io l'ho fatto perché nel caso iniziale avevamo uno slivellamento del piano occlusale. Quindi guardate, per esempio, alla vostra destra come l'elemento 23 scende verso il basso. Allora io volevo far capire alla paziente che l'errore protesico poi può influenzare la mia modellazione inferiore, perché se non mi fa lavorare anche superiormente, io necessariamente dovrò fare un piano occlusale inverso nella parte inferiore. Quindi, quale cosa migliore che mostrarlo realmente alla paziente invece di parlare e basta? E allora io, nonostante lei mi avesse chiesto di trattare l'arcata inferiore, che era edentula, okay, io invece l'ho fatto anche il mock-up sopra. Tanto vi ripeto, queste tecnologie realmente non voglio non dare valore, do un valore incredibile ai nostri odontotecnici, ma non costa niente questo pezzo di plastica, ok? Infatti è una lavorazione più a progetto che non a pezzi come si faceva la ceratura elemento per elemento. Quindi in questo modo, ecco, qua lo capite bene nell'immagine alla vostra sinistra, quanto è più alto il corretto piano occlusale. In questo caso, per esempio, la paziente ha detto no, dottore, non sono interessato. Io dico, bene, signora, lo vede che però gli elementi di sotto, quindi il 34 e il 35, dovranno essere più bassi? Sì, perfetto, lo accetto. E io finalizzo il mio lavoro, eccolo qua, lo vedete, con il piano occlusale così. Ma ho chiaramente espresso alla paziente il piano di trattamento prima di intraprendere la terapia. E faccio allo stesso modo il mio manufatto, correttamente eseguito, però in questo caso la paziente ha accettato questo, ok? E lo vedete nell'immagine alla vostra destra, dove gli elementi fanno così. Quindi il mock-up, se lo modificate, a quel punto, se è un pezzo rimovibile, inviate il pezzo rimovibile, ok? Se invece avete un mock-up diretto, e si intende quello con la mascherina, come quello che avete visto nel secondo caso, come questo, ecco, questo è un mock-up stampato intraoralmente, come si fa per le faccette, per intenderci. Ma in questo caso, come vedete, ho riempito la mascherina in silicone completamente di resina per mock-up. Va bene qualsiasi resina bisacrilica, facciamo dei nomi, va bene la ProTemp, va bene il Luxatemp, va bene il Telio CS Levo, va bene qualsiasi, ok? E fondamentalmente qui, visto che è stabile nel cavorale, se lo ritoccate, riscansionatelo o riprendete l'impronta e siete a posto. Quindi è davvero tutto così semplice, ragazzi, che vi renderete conto di quanto tempo potete risparmiare. Grazie. Perfetto. Luca, dimmi. Poi abbiamo un'ultima domanda su Levobyte, che forse hai mostrato nel primo caso. Come l'hai costruito? Questa forse è una domanda che si intersca. Come l'hai costruito? Quindi se in digitale, se fisicamente, come l'hai gestito? Ecco. Allora, questo mock-up è qui, complimenti a voi, perché è uno strumento semplicissimo da utilizzare e assolutamente non è individuale. Viene reso individuale grazie a cosa? Vedete che gli elementi dentali sono praticamente immersi in un silicone. Quindi praticamente è fatto di tre pezzi questo mock-up. Ha una forchettina, che è la parte che è tra l'arcata di sopra e l'arcata di sotto, che viene modellata, cioè nel senso che viene accorciata sulla base della lunghezza e le dimensioni dell'arcata. In questa forchettina ci sono degli incastri che consentono quindi di posizionare tutti questi Lego. Ne potete mettere quanti ne volete anche dal lato interno. Hanno un vantaggio enorme che, essendo di piccole dimensioni, soprattutto quelli laterali, rimangono molto confinati all'interno della bocca. Quindi
Io, per esempio, vi dico ufficialmente, io lavoro con diverse TAC, ho la fortuna di avere diverse TAC nello studio, ma la prima, e non la cambio, ha un FOV molto piccolo, 8x8, e sfido chiunque che mi dica che io non ci faccio due arcate con un 8x8 grazie a questo Evo Byte. E non ho mai fatto in vita mia uno stitching. Qual è il concetto? Riesco a focalizzare perfettamente il FOV, ok, del mio apparecchio rispetto all'Evo Byte, che è di piccole dimensioni e non c'è bisogno di prendere tutta la parte. Poi voglio dirvi un'ulteriore cosa: posso parlare del nuovo Evo Byte? Sì. Perfetto. Sì. Vi sto dicendo una cosa che utilizzo da una vita. Da quanti anni c'è questo Evo Byte, ragazzi? Perché io non me ne ricordo altri, oltre l'ultimo. Da sempre, giusto? Sì, ormai da 10 anni già, giusto. Esatto, infatti da quando abbiamo proprio cominciato. E non ho cannato un caso. Ma dato che loro cercano sempre di andare avanti, la cosa che mi fa molto piacere, non ho immagini di questo perché l'ultimo è stata l'ultima conferenza prima dell'effetto pandemico del coronavirus che abbiamo fatto proprio a casa vostra, ragazzi, mi hanno presentato il nuovo Evo Byte, che è ancora più intelligente. Praticamente mostrato venerdì, tra l'altro. Ah, benissimo, che è termosensibile, termoplastico, quindi si riscalda, non c'è bisogno del silicone trasparente, che è un silicone trasparente, tra l'altro incluso nel kit che vi danno per Evo Byte, quindi fate mordere come se fosse una cera, ok? E quindi prende già perfettamente l'occlusione del paziente. E questi pezzettini rossi non servono più perché ha già all'interno dei reperi, anche quelli sono modellabili, decisamente più piccoli di quelli che vedete. Quindi, ragazzi, non c'è scusa. La domanda più che altro che mi potreste fare è: quando usare l'Evo Byte? Tutte le volte che avete un dubbio, cioè se avete per esempio dei provvisori, perché i provvisori? Perché nell'attacco il provvisorio non si vede, si vede l'elemento preparato. E allora come vi fanno a fare un matching? Ricordatevi quello che vi ho detto prima dello strumento link che vi serve per unire due file. Non basta avere due file digitali, un STL e una DICOM e si uniscono. Vi serve uno strumento che sia un elemento anatomico che sia presente in un file e nell'altro. Quindi, se avete per esempio delle arcate che non sono, degli elementi che non sono mobili, delle arcate quindi stabili, che non siano trattate con materiali che possono produrre scattering, non serve nessun Evo Byte, perché si accoppia a dente, che è lo stesso sia in un file che nell'altro. Ma laddove avete un dubbio, l'Evo Byte. Lo strumento più semplice del mondo, perché si fa esattamente come se voi registraste una cera in massima intercuspirazione. Non stiamo però prendendo una registrazione occlusale, lo sottolineo, perché molti pensano, ma è rialzato il morso. No, voi non state registrando un morso, ok? Nell'attacco non andate a registrare l'occlusione, serve soltanto per far sì che si possa matchare il modellino, quindi l'arcata, la scansione, con l'attacco. Poi, grazie all'occlusione che prendete, se in analogico con le cere, se in digitale con il byte di scansione, si matcha l'arcata opposta. Spero di essere stato chiaro. Infatti c'è un'ulteriore domanda su questo, ma quindi stampi i modelli delle scansioni, li monti in articolatore e crei l'Evo Byte? Domanda, sempre. Si fa tutto in bocca, come prendere una cera, si fa tutto in bocca. Il protocollo è molto semplice, per di più se andate sul sito della 3DM ci sono i tutorial anche per questo. Fondamentalmente si riscalda questa, se è la nuova forchettina, e si fa chiudere quindi il paziente. Invece se è in silicone, vi consiglio di farlo in due step. Prima mettete il silicone, per esempio, sulla parte superiore e lo tenete stabile, ok? Poi mettete il silicone, una volta che è indurito, mettete il silicone sulla parte inferiore della forchetta e fate chiudere. Perché questo? Perché altrimenti il paziente può scivolare nel tempo di indurimento del silicone. Se scivola, c'è il rischio che non sia in una posizione unica quando va a fare l'attack. Se non è in una posizione unica, e allora a quel punto può essere difficile il matching, perché voi dovete sempre pensare che è più facile a farlo vedere che a dirsi. Il matching file, ma qui i webinar che hanno fatto i ragazzi della 3DM sono chiarissimi. Io veramente me li sono rivisti tutti, tra l'altro, ragazzi, perché è sempre bello rivedere insieme le cose. Vi consentono di capire molto bene come si fa il matching. Cioè, fondamentalmente, si vanno ad unire, come dire, si prendono due forme che sono uguali e si dice al software di accoppiare due forme che sono per l'appunto uguali. Quindi no, non serve stampare modelli per fare l'Evo Byte. Il Byte si fa in bocca,
Penso che servano 30 secondi. È come prendere una cera, questo è il concetto. Sì, comunque l'argomento del matching è un argomento che il dottore è già uscito un po' di volte e ricordo ecco quello che hai detto tu, cioè avere sempre qualcuno, qualcosa che metta in comunione il mondo del Daikon con il mondo degli STL. Mm-hmm. Questo è un concetto che sta tornando spesso in tutti i nostri webinar ed è fondamentale. Quindi sia esso l'Evobyte vecchio, quindi con i marker, l'Evobyte questo qui con i marker rossi, grossi e piccoli, sia esso l'Evobyte nuovo, sia esso una scansione intraorale in cui ci sono dei denti stabili, non compromessi da artefatti, di cui, come dice il dottore, non ho dubbi, perché se ho dubbi allora mi riferisco a qualcosa di extraorale. Quindi ci deve essere sempre qualcosa che mette in comunione le due realtà e permette di allinearli. Esatto. Poi Luca, perdonami, però essendo il topic più relativo allo smile design e alla guidata, già do per scontato tutta questa fase. Perché è fondamentale specificarlo, cioè è bene parlare solo di quello perché l'argomento è importante. Poi di matching ormai si parla in tutte le altre fasi, anche nel CAD è un matching file, cioè vuol dire un accoppiamento, ovunque avviene questo e bisogna capirlo bene, però dovremmo fare un webinar relativo soltanto all'approccio in chirurgia guidata. No, ma l'abbiamo anche fatto, solo che è un po' una cosa di tutte le settimane. Ogni webinar torno sempre domande che riguardano webinar già trascorsi. Ovviamente tutti gli argomenti si interrelazionano tra di loro, quindi questo è inevitabile, capisco anche le domande di chi partecipa. Vi ricordo che questo webinar, così come tutti quelli già fatti, vengono pubblicati il giorno successivo sul nostro sito, quindi lì trovate le registrazioni di tutti i webinar. Quindi se vi siete persi un argomento, volete rivedervi qualcosa di quello a cui avete partecipato, potete andare sul nostro sito e li trovate nella stessa pagina dove invece fate la registrazione per quelli nuovi. Vi segnalo che per chi si fosse perso i corsi precedenti delle scorse settimane, domani facciamo un piccolo riassunto, resume, di tutte le prime versioni del software, quindi a partire dall'importazione dei dati, quindi la versione start del software, fino al disegno della DIMA radiologica, della DIMA chirurgica, quindi start, pro e design, tutto in un unico webinar, riguardiamo il software, riprendiamo in mano tutti i passaggi, così che ci chiariamo ancora di più le idee su tutti gli aspetti. E ne approfitto perché ci sono un po' di amici spagnoli, sì. Per esempio c'è una domanda interessante che sì. Dice, a parte della linea del sorriso, quindi la linea incisale, okay, come si può dar valore quindi al mock-up, cioè mettere in relazione il mock-up con il piano di Fox? E questo è per Javier Maria De Medrano René. E mi farebbe piacere mostrare una cosa, non so se Javier, ma vi faccio vedere una cosa molto carina, ragazzi, proprio velocemente. Vorrei però soltanto capire se questo collega è presente. José, non so se sta ascoltando ora mismo, perché te voglio insegnare esattamente come vuoi a fare un mock-up che sta funzionalizzato perfettamente. Javier Maria De Medrano René. Lo sto cercando. Esatto, vi faccio vedere una sì, cosa. C'è ancora. Ah, benissimo, c'è perfetto. E una cosa che mi sta affascinando molto, mi sta piacendo molto, vi faccio capire fin dove possiamo andare con la progettazione. Con la progettazione virtuale. Allora, per esempio. Noi per ora siamo bloccati sulla presentazione. Allora devo fare così e poi vi ricondivido lo schermo. Perfetto. Questa, eccola qua, perfetto. Guardate qui. Allora, addirittura io posso, se faccio una con BIM a pieno formato, posso stampare l'intero cranio. E addirittura lo faccio in pezzi separati, cioè la parte del mascellare superiore con tutta la parte necessaria. Eccola qui. Quindi lo splancno è un pezzo e poi la parte quindi mascellare inferiore. E soprattutto, come quando facciamo un telecranio, okay? Che cosa andiamo a fare? Noi prendiamo dei punti scheletrici di riferimento, ovviamente scegliete voi qual è la filosofia, se è un piano di Francoforte oppure no, okay? O se scegliere un altro piano di riferimento, un piano estetico, il piano di Camper. Okay? La cosa bella che però, invece di prendere, come si fa con l'arco facciale, la proiezione cutanea
dei piani scheletrici di riferimento, noi prendiamo proprio i piani scheletrici, i punti scheletrici di riferimento, siamo molto più precisi. Quindi in questo caso io mi sono scelto questi due punti e vado a modellare il piano occlusale del mock-up sulla base di questi, di questo piano. Se avessi scelto il piano di camber, avrei fatto un altro tipo di modellazione. Questo è un face bow, un arco facciale individuale. Okay? Quindi il mock-up tiene assolutamente conto di questo per i piani di trattamento più complessi. Ok? Per esempio, vi faccio vedere, in un caso del genere, come ho potuto fare tutto ciò? Perché quando parlo di più complessi, ragazzi, parlo di questo, per farvi capire. Vi faccio capire questo. Ecco, questo è il caso di partenza. Anche un caso del genere, noi lo affrontiamo completamente in digitale. Questo paziente, con lo stesso flusso di lavoro, qui viene utilizzato un jig, il jig di Lussia, che ci consente di rialzare la dimensione verticale, questo stesso flusso di lavoro ci porta a questo. Ok? Questo è un mock-up che è realizzato in studio esattamente nella prima visita. Grazie a questo mock-up io ho la possibilità di progettare poi qualsiasi altra cosa. Quindi in questo caso ho fatto anche scanner facciale, ho fatto quindi il matching dell'intero formato con la Combim e quindi posso modellare il piano occlusale posteriore secondo dei piani di riferimento anatomici, scheletrici del nostro paziente. Ok? E voi immaginate che il paziente da qui è andato direttamente in chirurgia e poi ha fatto una guidata bellissima, sempre con voi ragazzi, particolarmente, particolarmente complessa. E per farvi capire, siamo arrivati, ecco, alla foto, dov'è la foto del sorriso col provvisore? Comunque, questi sono i due provvisori montati, superiormente, poi agli impianti dietro, inferiormente carico immediato, e ha fatto tutto praticamente in un unico approccio. Quindi il mock-up certo che deve tenere conto anche della modellazione occlusale, e a quel punto, se non abbiamo strumenti tecnologici per farlo, ci sono anche archi facciali digitali come per esempio lo Zebris, che vi permettono di registrare perfettamente l'asse cerniera individuale del paziente. Allora fatelo con uno strumento analogico, cioè prendete un piano di Fox e vi fate fare, e ora ritorno un attimo a questa presentazione, vi fate fare questo tipo di, aspettate, e poi ho fatto vedere tutto praticamente, le cose più importanti. Dov'è? Share screen, ecco. Guardate qua. Esattamente. Io per esempio in questo caso non avevo, ero all'interno di un altro studio dove non avevo la possibilità di fare una fotogrammetria del volto del paziente, quindi non ho potuto fare il flusso che avete visto prima, quindi mi sono fatto fare prima una placca, sempre con la stampante 3D, ad appoggio mucoso, che sopra avesse il ballo in cera, con il piano di Fox ho definito la dimensione verticale, eccola qua, vedete? E quindi ho mandato questo insieme al mio DSS, che lo vedete qui, al Digital Smile System, ed è questo quello che vi manda indietro il tecnico. Quindi qui ho bisogno dell'appuntamento successivo, perché il tecnico cosa fa quindi? Mi trasforma il DSS in un corretto matching tra la fotografia e il montaggio dei modelli e mi utilizza questa funzionalizzazione del ballo in cera in un mock-up, che è quella della vostra testa, okay? E da lì avete quindi il prototipo guida che vi portate fino alla fine. Addirittura, guardate qua, vi faccio capire il workflow quanto è completo. Quindi, il DVO, il mock-up iniziale che vi dà la dimensione verticale, quello funzionalizzato per intenderci, il mock-up estetico, il provvisorio, quello utilizzato per il carico immediato, questo che è il test drive, quello che dopo l'impronta vi consente di stabilire se l'impronta è corretta e quindi di finalizzare il caso, e il definitivo. Sono tutti lo stesso file, capito? Tutti la stessa cosa. Questo è il concetto. Quindi non dimentichiamoci di tutti i principi della protesi, perché rimangono validi, solo che li affrontiamo con nuove tecnologie. Scusatemi, però mi faceva piacere farvi capire anche qualcosa in più, perché c'è così tanto da dire. Immaginate che facciamo una conferenza a settimana su questo argomento.
È stato un meeting molto interessante, quindi di questo ti ringrazio. Grazie. Confermo. Grazie. Direi che se non ci sono altre domande possiamo salutarci. Ovviamente io ringrazio davvero te, dottore, per averci dato per la possibilità di questa presentazione, a nome di tutti i miei colleghi, anche di Alessandro che non ha potuto partecipare perché ha avuto un piccolo contrattempo. Quindi ti ringrazio davvero tanto e vabbè, ovviamente penso ci sarà una prossima in cui parleremo ancora di queste cose, chissà se virtualmente ancora o fisicamente insieme. E niente, grazie ancora per la presentazione. Ringrazio tutti voi per aver partecipato, vi ricordo l'appuntamento di domani, ma ho visto che Eleonora vi ha già condiviso il tutto in chat. E adesso vi lascio giusto come ultima immagine, quindi dottore prendo io lo schermo. Grazie, quindi, come sempre, complimenti. Grazie a voi, complimenti a voi, perché veramente voi ci consentite di fare tutto questo. Mi sembra in casa vostra superfluo dirlo, ma vi posso garantire che lo penso. Grazie. E niente, quindi vi lascio giusto il recapiti per le altre domande ulteriori. E se no ci vediamo domani sempre alle 16. Grazie ancora al dottore Luca Lavori e alla sua molto bella presentazione, è stato proprio interessante, grazie. Grazie, grazie a tutti voi ragazzi, grazie a tutti voi, ciao 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 ciao, ciao, ciao. Doc, grazie mille davvero.